Io ho sempre avuto la passione per la fotografia e quello che mi ha portato a iStock è stato un amico, Gianluca Campolesi, che per un anno mi ha detto iscriviti a iStock. E io all'inizio non avevo ben capito cosa potesse essere. Poi finalmente nel 2006 mi sono iscritto e alla fine dell'anno ho iniziato a caricare. Mi sono iscritto a iStock per caricare le foto, ma anche per acquistare foto, perché la mia professione è quella di web designer grafico e quindi ho iniziato così, più per un fatto di acquisto. Poi dopo mi sono fatto coinvolgere molto perché potevo, insomma, caricando le mie foto, contribuire sia da fotografo che da grafico a questa comunità qui, e questa cosa mi piaceva parecchio. Oltretutto la cosa è andata bene, e quindi insomma era uno stimolo forte, perché avere da una parte cioè caricare delle proprie foto che vengono vendute, quindi c'è un'accettazione del proprio lavoro e quindi un ritorno, cioè non è come caricarle in una qualsiasi community dove si ricevono solamente dei commenti, lì ci sono anche delle vendite, quindi insomma il riscontro è ancora più forte. E quindi questa cosa mi ha, come si dice qui in Romagna noi, mi ha preso molto bene, e quindi sono stato spronato a continuare. I benefici sono innanzitutto che ti confronti con dei fotografi bravissimi. Io mi sono reso conto, almeno inizialmente, che ho cambiato il mio metodo di scattare. E in più, l'altro aspetto positivo, naturalmente, è che comunque guadagni facendo quello che ti piace, cioè scattando delle fotografie senza doverti relazionare con dei clienti, senza avere tutte le problematiche che hai come fotografo normale, insomma. A me piace fotografare quando sono in viaggio, quello che vedo, le mie esperienze, eccetera, non tanto fare magari set fotografici apposta con persone, eccetera, così. Quindi chi è interessato più a foto in stile un po' reportage, magari che hanno appunto, essendo la mia professione quella di grafico, di web designer, un occhio magari un po' più allenato agli spazi, alla necessità poi di dover utilizzare della grafica all'interno delle foto, eccetera, così. Penso che, nonostante non sia un fotografo super specializzato in classiche foto di stock, ne so, con persone, foto business, eccetera, così, però le mie foto hanno magari la particolarità di essere più spontanee, però anche con degli spazi utili per essere utilizzate in delle impaginazioni o in della grafica. E le foto di iStock usano reflex, full frame. Mi rendo conto che quando faccio un viaggio, nella mia borsa ho sempre una doppia attrezzatura, una per le foto mie, per i miei progetti che magari non sarebbero compatibili con iStock, e l'altra invece per le foto più per iStock, e quindi a reflex con magari degli obiettivi fissi, luminosi, perché gli obiettivi zoom un po' mi hanno stancato, però tendo insomma a essere abbastanza leggero, a non essere molto legato a una marca o un'altra, cioè se c'è qualcosa che mi interessa, posso semplicemente switchare su quello che mi serve. Su iStock, una cosa che ho sempre caricato sono le silhouette delle persone, magari in controluce, oppure delle foto dove non c'è nessuno, e quindi però di particolari utilizzabili, delle cose geometriche, come una serie di oggetti, una cosa così che possono andare bene per un lavoro grafico, insomma. Il fatto di curare il sito internet di Lorenzo Giovanotti dal 97 ha influito molto nel mio modo di lavorare. Io mi occupo del sito di Lorenzo da tanto tempo, e lavorare con un artista del genere che, nonostante sia super pop, è sempre in continua evoluzione. Il fatto di sempre di non adagiarsi mai magari su uno stile unico, ma ricercare sempre qualcosa di nuovo, e la fortuna di lavorare con lui mi ha dato anche la possibilità,
di fare dei lavori fotografici per lui e anche di video. Mi sto un attimo staccando dalla parte web del mio lavoro e mi sto sempre più orientando sul video. È stata la mia passione per la tecnologia, per il computer in generale. Fin da bambino, quando i miei mi regalano un Commodore 64, insomma, ci sono rimasto un po' sotto con la tecnologia, e quando sono uscito dal liceo finalmente mi hanno regalato il computer e dal di lì mi sono buttato veramente capofitto, ed era il 96, quindi il web era finalmente accessibile anche in Italia, e per me è stata veramente una folgorazione. Quindi quello che faccio l'ho imparato totalmente da solo, perché ancora ai tempi, insomma, le scuole non c'erano. Ho avuto questa grandissima fortuna di agganciare Lorenzo grazie a un amico, e da lì poi è diventata la mia professione principale. Comunque ho sempre avuto, come dicevo prima, la passione per la fotografia, quindi questa cosa è andata un po' di pari passo, perché comunque quando si lavora, quando si fa il sito magari per un'azienda o per un prodotto, poi magari c'è bisogno di fare delle foto, oppure c'è bisogno di fare del video, e quindi magari facevo tutte queste cose qui. Il mio suggerimento è di seguire le proprie passioni. Non so, non faccio fatica a dare dei consigli in generale, anche più specifici per gli utenti di iStock. Io faccio quello che mi piace, continuo a farlo, e questa cosa la consiglio perché comunque porta sempre a un'evoluzione, porta a seguire il proprio istinto, e quindi a fare le cose che piace fare, ecco. La 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 la